Ma quando studi o magari quando vai a spasso, c'è qualche frangente, qualche aneddoto che magari ricordi? Beh, oddio, di episodi, di esperienze ne ho fatte talmente tante che ora come ora magari non mi vengono neanche in mente. Qualche fatto strano, qualche situazione particolare? Beh, di situazioni particolari che sicuramente non avrei mai creduto di vivere, soprattutto anche per una ragazza, sono quelle legate alle mie esperienze con l'aeronautica militare. Perché nel 2006, mi pare, con la squadra siamo entrati a far parte del gruppo sportivo militare e quindi abbiamo vestito, insomma, le stellette, come si vuol dire. E ho vissuto delle esperienze fantastiche perché ho avuto, a parte l'emozione di vestire la divisa, e poi di vivere in prima persona tante cerimonie con tante persone importanti del settore, ho avuto la possibilità di volare, di provare a pilotare, e insomma una serie di esperienze veramente nuovissime, particolarissime, che sinceramente anche rivedendo le foto magari mi viene da ridere perché dico: ma cosa ci fai tu lì a pilotare l'aereo? Però è bellissimo. Nel corso di questi anni si è detto e si è scritto tutto di Fabrizia d'Ottavio o magari... Ma io direi che emerso si è scritto tutto, sì. Dalla, anche qualcosa di più grandi... o qualcosa di meno? Ma no, diciamo il giusto, quello che può interessare alla fine la gente, perché oltretutto è banale magari scrivere sui giornali di cose che magari anche troppo personali, che però in realtà poi non... a tutto quanto il discorso della ginnastica non servono. Io penso che si sia sempre scritto il giusto, e quando insomma c'era anche da criticare è stato fatto, soprattutto dopo le Olimpiadi di Pechino sono usciti tanti articoli belli duri, però insomma è stato giusto. Quindi... Ti abbiamo ammirato più volte in gara, ma fuori dalle competizioni che tipo di donna è Fabrizia d'Ottavio? Pregi e difetti, oddio, diciamo che sono forse anche un pochino iperattiva, magari reduce dall'abitudine a muovermi spesso, sono una persona che non resiste tanto tempo magari in uno stesso luogo con una vita sedentaria. Ecco, adesso io a casa sto benissimo, ci mancherebbe, anzi dopo 7 anni vissuti in albergo casa non si tocca. Però ogni tanto ho bisogno di muovermi, di viaggiare, di fare esperienze nuove, e, ho bisogno davvero di cambiare, non sono assolutamente una persona sedentaria, e mi piace fare moltissime esperienze nuove, e, niente, conoscere nuove persone, anche se io in realtà sono abbastanza introversa come persona. Anche magari un po' timida in alcune occasioni, però se poi mi trovo a mio agio, insomma, mi lascio andare, quindi sono di buona compagnia. Ma come e dove sogna il suo futuro, Fabrizia d'Ottavio? Allora, il mio futuro prossimo lo vedo e spero sia così, in teatro. Io spero che questa tournée che è partita l'anno scorso possa davvero riscuotere un grandissimo successo. E vorrei tantissimo che questa esperienza teatrale diventi la mia vita finché fisicamente potrò fare ancora quello che faccio. Poi più avanti non lo so, io ho un grande interesse per tutte le arti grafiche, arti visive, mi piace moltissimo, quindi anche lavorare nel mondo della pubblicità mi piacerebbe moltissimo. Anche se però adesso con questa esperienza dei giochi, delle Olimpiadi giovanili, credo che mi piacerebbe anche molto magari poter contribuire, lavorare con la federazione, nel CONI, quindi sempre a carattere, diciamo, istituzionale, ricoprire qualche carica magari in rappresentanza degli atleti, dare il mio contributo insomma sotto questo punto di vista. Fabrizia, ultimi istanti proprio per salutare chi vuoi. Salutare chi voglio? Oddio, sono tantissime persone, vabbè, saluti a casa quelli sempre. Però ci tengo ora a salutare le mie ex compagne di squadra,
che sono a Portimão in Portogallo per la prima Coppa del Mondo, la prima uscita dell'anno, quindi è importante e faccio tantissimi in bocca al lupo. Col cuore sarai con loro. Quello sempre. In bocca al lupo anche a Fabrizia D'Ottavio, indiscussa protagonista della ginnastica abruzzese italiana nel mondo. Grazie per essere intervenuta a questo nostro appuntamento dell'Appetito Vien Parlando, che si è svolto all'interno del ristorante al Vecchio Teatro sulla passeggiata orientale, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e cena con il meglio della ristorazione marinara. Grazie a Fabrizia e ad Ottavio, grazie. Ancora una volta grazie a tutti quanti voi. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Per un'estate da protagonista, iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico. Miss Adriatico. 337 91 71 11. 337 91 71 11. Manamana. 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 Manamana.